Buongiorno, questa mattina sono venuto a venire a Puerto, qua di Corrarego, e vi posso dire che c'è gente che va all'Opos, che se il pisti è pieno, guardate. Tutte quasi le gabbiotte aperte, perché vuol dire che la gente si è imbarcata all'Opos. Vedete? Qui c'è il pisti. Con la barca vanno dentro e poi lasciano là per salpare. Adesso voglio andare dalla parte di là a vedere quanta gente c'è sul mare. Pensavo che c'era il surfista, ma c'è niente. Perché qua è sempre forte il mare, vengono sempre qua. O arrivo. Vediamo quando più avanti vediamo se li trovo. Niente, pensavo che c'erano i surfisti stamattina, ma nada, c'è solo uno che si sta preparando per andare dentro. Niente, guardiamo, aspettiamo, aspetteremo. Vedete, si sta preparando per andare nell'acqua. E io lo aspetto finché non entra. Niente, pensavo che entrava quel ragazzo, invece no, sta andando via. Si vede che era tornato. Sono venuto tardi, vengono presto allora, devo venire presto domani mattina. Vediamo se li trovo. I surfisti. Ok, vediamo. L'Almas che parte del Lanzarote. Uno ogni ora viaggia in avanti e indietro. Sono collegati per bene Lanzarote e Corrarego. Bene, andiamo. Guardate che bello stangolino qua, dove ci sono ristoranti, gelaterie, bar, sul passeo marittimo. Adesso è vuoto, adesso non c'è niente. Tutto chiuso, poverini. Qua, quando è pieno, non si capisce niente la sera, il passaggio che c'è. Ma vediamo che passerà. Io mi sento positivo, non lo so, c'è qualcosa che mi sento positivo, che riparte tutto nel giro di un mese e mezzo o due. Spero per tutti, e anche per me. Bello, ragazzi, vi piace? Questa è la zona del porto, ma qua veramente quando è pieno c'è questo ristorante che lavora come un dannato, sta gelateria pure. Qua è del buona onda sto pezzetto. Va bene, ok, ciao.